La carezza e l'ombra del clochard per il cane Pippo. Il caldo torrido di queste ore ha messo a dura prova anche Pippo, il vecchio amico a quattro zampe, appesantito e stremato da sole, visibilmente in affanno. Stamane ha trovato riparo e amore sotto la galleria dell'ex Banco d'Italia per il corso Vittorio Emanuele. A soccorrerlo Mimmo, il clochard che da anni sosta in città, e Umberto Valentino, l'artista avellinese, particolarmente sensibile agli animali, che ha rinfrescato e dato da bere a Pippo. Appello alla città non essere indifferenti agli amici a quattro zampe che d'estate soffrono particolarmente il caldo, in alcuni casi lasciati soli sotto il sole. Non sempre si ha la fortuna di incrociare anime sensibili come Mimmo e Umberto, disposti a dividere l'acqua e l'ombra in una città a volte arida d'amore. Pippo sta passando 6-7 anni che è affezionato a me praticamente. La mattina quando apro il portone, no, e io esco, sta già la terra che mi aspetti, faccio la carezza, poi viene con me, gli faccio la colazione, gli piacciono i biscottini, e quindi è un cane abbandonato, poverino, pare che ce l'avevano i cinesi e poi l'hanno abbandonato, e quindi è affezionato a me, quando mi vede mi viene sempre presto. Tuo così, compagno di viaggio. Così dimagrisce un po', perché vedi, quello signore se la mai, che si è fatto grosso come un agnellino, capito? Tutto a posto voi? Ma sta soffrendo il caldo, Pippo? Soffre il caldo, sì, sta? Perché si è fatto un pochettino troppo esagerato, per la sua mole di cane che è, si è fatto un pochettino esagerato come grossezza, chiaro? Dovrebbe dimagrire, ma vero, come dicevo il signore. Umberto, è... Pippo è un po' un simbolo di questa lo so, città. Lo so. Ma come sta? Perché qualcuno ha segnalato... Una salute un po' precaria. Sì, mi hanno mandato pure una cosa, un'email a me, perché dice tu so che io tu sei, cioè, ma io più di tenerlo un poco a bada, perché lei è già stato, che stava all'edicola Suad, c'ha la zuppiera per l'acqua fresca, io sto tutte le mattine là, vado alle 8:30, vado là proprio per evitare che ci portino il roba. Non lo abbandoni? No. No, ma se lo abbandono io, lui mi sente da dove, mi viene a trovare dovunque. Da quanti anni? Sono 6-7 anni che sta in giro, perché poi lo vogliono bene tutti quanti e quindi lo trattano bene. Certe volte dico è sparito, non c'è, all'improvviso sa già dove sono i miei posti che mi metto io, mi viene da presto e si sdraia, dorme, sta calmo, senza dare fastidio a nessuno. Io vorrei raccontare un episodio che ti lascerà proprio di cose. Allora, la chiesa era aperta, io sono entrato dentro la chiesa, Pippo stava nell'angolo dove si mette lui, che è l'angolo più fresco. Io sono andato, mi sono avvicinato all'acqua santiera, ho bagnato la mano e mi sono fatto la croce. Dopo 2 secondi Pippo si è alzato, è venuto vicino a me e mi ha spinto verso l'acqua santiera e mi ha fatto capire che voleva la mano che io bagnavo e poi gliela passavo sulla testa. Bellissimo. Ti commuovi un bel... no, io mi viene a cagliare proprio.